Immacolato Gesù Cristo. Eccoci di nuovo insieme in questo inizio del mese di maggio, mese tanto caro alla nostra Mamma Celeste e un mese quindi che deve essere tanto caro anche a ciascuno di noi e che dobbiamo riempire soprattutto di preghiera, di offerta e se è possibile anche di quei fioretti che una volta ci insegnavano quando eravamo bambini, ma che sono validi anche da grandi. Anzi, i fioretti dei grandi dovrebbero essere un pochettino più importanti di quelli dei bambini, un pochettino più intensi di quelli dei bambini, soprattutto perché ne capiamo l'efficacia, l'importanza e perché abbiamo tanto bisogno di penitenza e di riparazione. Oggi c'è tanto bisogno di penitenza e di riparazione. Ecco, allora anche oggi vogliamo istruirci, vogliamo sentire i consigli che la Madonna ci dà, i consigli spirituali che la nostra mamma ci offre, con un messaggio che è vero, ha tanti anni, più di 30 anni, ma è un messaggio i cui consigli sembrano detti per oggi, erano detti per ieri, sono detti per oggi e saranno validi anche domani. Bene, il 6 maggio del 1988 la Regina dell'Amore disse queste parole: glorifichiamo il Padre, figli miei, se mi ascolterete, voi non piangerete il tempo prezioso, vanificato, perduto per le cose inique. Vivete questo istante terreno da figli di Dio. Usufruite del vostro tempo per il tempo dell'eternità. Vi invito ancora a staccarvi dalle cose superflue per poter generosamente donarvi per le cose del bene. Abbiate coraggio, figli miei, siate come Dio vi vuole, umili ma pronti per rispondere alla sua chiamata. Non cesserò, figli cari, di richiamarvi e spronarvi, perché vi amo tutti e so che voi mi aiuterete in questa opera di salvezza. Vi benedico tutti. Si potrebbero dire tante cose, come sempre, nei messaggi, ma vorrei soffermarmi su tre parole in maniera particolare che forse possiamo anche portare a casa per la nostra personale meditazione. E il primo punto è la frase iniziale del messaggio. Se mi ascolterete, se mi ascolterete, la Madonna non ci impone nulla, ma ci dice se mi ascolterete, siete liberi. Ovviamente siete liberi, potete ascoltarmi, potete non ascoltarmi, parte del mondo mi ha ascoltato, una piccola parte del mondo mi ha ascoltato, ma molta parte del mondo non ha ascoltato Maria. E allora se mi ascolterete, voi non piangerete, il tempo prezioso, vanificato e perduto per le cose inique. Carissimi, ci sono tre modi per piangere il tempo perduto. C'è un modo su questa terra, che forse è la grazia più grande, è arrivare a capire di aver sbagliato tutto, è arrivare a capire che nella vita abbiamo fatto quello che Dio non voleva, è la conversione magari anche tardiva, magari anche quella dell'ultimo minuto del buon ladrone, ma che questo pianto diventa salutare perché fa in tempo a pentirti su questa terra e quindi a salvarti l'anima. Oggi sarai con me in paradiso, dice Gesù al buon ladrone. L'ultimo minuto della sua vita è riuscito a piangere con una contrizione perfetta tutti i suoi peccati. E noi dobbiamo pregare, e pregare molto, perché tante persone possano arrivare anche all'ultimo minuto, ma dire Signore pietà, possano piangere su questa terra il tempo perduto, perché questo tempo perduto non torna più, ricordiamocelo. Ogni volta che abbiamo perso un'ora, un giorno, un mese per le cose di questa terra, questo tempo è perso per sempre, non tornerà più. Ma ci sono altri due modi per piangere il tempo perduto. Uno è un pianto lungo, duraturo, ma temporaneo, si chiama purgatorio. L'altro invece è un tempo eterno, da cui non si smette più di piangere e si chiama inferno. Ecco, allora, se questo è vero, ed è vero, voi capite ancora una volta e ancora di più quanto la Madonna ci ha graziati, quanto la Madonna ci ha graziati se abbiamo lavorato con lei in questi anni, se abbiamo cercato, nonostante le nostre difficoltà, i nostri problemi, le nostre fragilità, abbiamo cercato di non vanificare questo tempo prezioso e soprattutto non l'abbiamo perso per le cose inique. Cosa sono le cose inique? Le cose del peccato, le cose che non servono a niente, le cose che lasciamo qua. E che cosa portiamo via con noi, fratelli? Soltanto la carità, nient'altro che la carità portiamo via, solo quella è eterna, tutto il resto lo lasciamo qui, tutto il resto è inutile, tutto il resto è temporaneo,
soltanto la carità e l'amore portiamo per l'eternità. Beati noi, dice la Madonna, se mi avete ascoltato e avete impostato la vostra vita in questa direzione. E allora ricordiamoci, se abbiamo ancora tempo davanti, poco o tanto non lo sappiamo, nessuno di noi può sapere quanto tempo ha davanti ancora, se abbiamo ancora tempo davanti, usiamolo per le cose di Dio. Usiamolo per le cose, non per le cose inique, usiamolo per le cose importanti, usiamolo per le cose che restano nell'eternità. E un messaggio di Gesù, una frase di un messaggio di Gesù, ci dice una cosa molto bella che poi si sposa pienamente con quanto abbiamo appena detto. Fate che i vostri progetti non siano altro che vivere alla luce del mio Vangelo. Ecco, i vostri progetti non siano altro che vivere alla luce del mio Vangelo. Abbiamo progetti per il futuro? Facciamo una domanda. Quali sono questi progetti? Che sono questi progetti? Di che tipo sono questi progetti? Hanno a che fare con la materia o hanno a che fare con lo spirito? Che tipo di progetti abbiamo? Fate progetti che siano solo alla luce del mio Vangelo. E aggiungi Gesù, sono io che vi concedo di fare progetti per il vostro futuro, anche se il vostro avvenire non sarà più lungo di un momento. Certo, a primo acchito potrebbero anche far paura queste parole, il nostro futuro è di un momento, ma di fronte all'eternità cos'è il nostro futuro? Cos'è la nostra vita? Passaggio terreno, che cos'è di fronte all'eternità? È un momento, è un attimo. Chi è diventato anziano, li senti sempre dire, non riesco a capire, dicono come ha fatto a passare così veloce il tempo. E sarà così per tutti, anche perché adesso è giovane. Un domani, fa conto domani, dirà, è passato tutto velocemente. È così, è un soffio la vita, è un soffio. Ma il problema, ripeto, non è quanto dura la vita, tanti o pochi anni, ma come li abbiamo vissuti. Come abbiamo investito le nostre risorse spirituali per le cose dell'eternità. E c'è il secondo punto che diventa un consiglio ulteriore, che si lega a quanto abbiamo appena detto. La Madonna ci dice, vivete questo istante da figli di Dio. Come vivono i figli di Dio? Rinuncio a Satana e al peccato e alle sue opere. Rinuncio a Satana e alle sue seduzioni, le promesse del battesimo. Questo vuol dire vivere da figli di Dio. Vi invito ancora, dice la Madonna, a staccarvi dalle cose superflue, per poter generosamente donarvi per le cose del bene. E anche qui permettetemi di leggere una frase che quando è stata data 30 anni fa, sempre di Gesù, non l'avevo capita bene. Mi chiedevo che cosa potesse significare quella frase di Gesù detta 30 anni fa. Ma ora forse l'ho capito e forse la capiremo tutti insieme. E Gesù diceva queste parole, fra non molto tempo, ripeto, sono parole di 30 anni fa, fra non molto tempo il nemico vi suggerirà strane volontà, vi inietterà forti paure di povertà, cosicché voi potreste cadere nell'errore di farvi più ricchi. Ditemi se non è questa la tentazione di oggi. Mamma mia, se ci mancherà il gas come faremo il prossimo inverno? Mamma mia, è meglio fare scorta? Mamma mia, è meglio riempire le cantine di pasta, pane e di tutto il resto. Mamma mia, bisogna andare a legna e buttare via il metano perché non ci sarà più. Queste sono le forti paure che noi abbiamo oggi. Non perché non siano pericoli reali, che ci manchino le forniture energetiche. Non dico che non sia un pericolo reale. Ma tutte queste paure, stiamo attenti, dice Gesù, sono una tentazione del nemico. Dov'è la fiducia che abbiamo in Dio? Dov'è la fiducia nella sua provvidenza? È giusto che siamo prudenti, è giusto che siamo intelligenti, ma stiamo attenti perché molte persone, e ne ho conosciute anche in questa settimana, stanno facendo proprio questo. Si stanno facendo il rifugio antiatomico, lo chiamo così, ma non è così, si stanno facendo il rifugio antiatomico, stanno riempendo la cantina di generi alimentari di lunga conservazione, stanno facendo di tutto, cercano anche le maschere antigas contro le radiazioni, eccetera, eccetera. Ma sapete qual è la caratteristica di queste persone? Perché il vero problema è lì, è che non pensano più a nient'altro. Non pensano più alla carità, all'amore, alle cose di Dio, non lavorano più per il Signore, lavorano per accaparrarsi e per vivere, lavorano per se stessi e si chiudono il cuore in una maniera egoistica impressionante. Ma questo è tutto il contrario di quello che Gesù ci ha insegnato. Ecco, allora
proviamo a fare anche noi il nostro esame di coscienza. Fra non molto tempo, ovviamente il Signore ha i tempi, non sono i nostri tempi, fra non molto tempo il nemico vi suggerirà strane volontà. Vi inietterà, questa parola è molto forte, vi inietterà forti paure di povertà, cosicché voi potreste cadere nell'errore di farvi più ricchi. Errore, farsi più ricchi, perché il superfluo deve andarsene. Io prego il Signore che non se ne vada il necessario, certo, ma che se ne vada il superfluo, quasi quasi prego il Signore che se ne vada il superfluo, perché è proprio quello che ci divide, è proprio quello che ci ha rovinati. Bisogna che se ne vada il superfluo, soprattutto per le giovani generazioni che hanno avuto troppo superfluo e hanno perso tutti i santi valori e non sanno più riconoscere questi santi valori. Bisogna che sparisca il superfluo, ma vi assicuro che questa è una promessa di Gesù in fondo, poiché i beni materiali vi hanno allontanato da me, io dovrò togliervi molti beni materiali. Io dovrò togliervi molti beni materiali. Ma non dobbiamo aver paura, e questo è il concetto. Non dobbiamo aver paura, perché la paura non viene da Dio. Il Signore è sempre vicino con la sua provvidenza, è sempre vicino con il suo aiuto, se noi crediamo. Se noi, anche nelle difficoltà, non chiudiamo il cuore, ma lo apriamo, ma continuiamo con la nostra, con quella carità e l'amore, che poi è l'unica cosa che porteremo in paradiso. E infatti Gesù continua e dice: in verità vi dico, e sapete che questa è un'espressione forte, quando Gesù dice in verità vi dico anche nel Vangelo, vuol dire: guardate che sto dicendovi una cosa solenne, una cosa che si realizzerà per forza. In verità vi dico, chi legherà la sua anima alla zavorra delle ricchezze del mondo, rimarrà aggrovigliato nelle cose del mondo. Quindi chi legherà la sua anima alle cose del mondo, e oggi ripeto la tentazione è molto forte, perché ci rendiamo conto tutti che stanno per sparire, chi legherà la sua anima sarà aggrovigliato con quelle, se ne andrà con quelle, passerà la scena di questo mondo, ma lascerai nulla, lascerai il vuoto, non lascerai neanche la traccia, te ne andrai col mondo e non con Dio. E aggiunge: l'amore e la carità che avrete praticato, ogni colpa cancelleranno e non sarà più ricordata. Ecco, la carità e l'amore che cancellano le nostre colpe. La carità e l'amore che sono le uniche cose molto ha amato, perciò molto le è perdonato. Questi sono i grandi consigli che forse finora non abbiamo messo in pratica, o forse pensavamo che riguardassero altri, e invece oggi ci stiamo accorgendo che riguardano anche noi, che riguardano anche le nostre persone, che riguardano anche le nostre famiglie. È finito il tempo in cui le cose che dovevano capitare capitavano sempre agli altri. Adesso, piano piano, arrivano anche a noi queste cose. Ma ripeto, qui si vede la fede, qui si vede il cammino che abbiamo fatto, qui si vede la forza che dobbiamo avere in questo tempo particolare, che si concluderà con il bene, lo sappiamo, con la vittoria e il trionfo del cuore immacolato di Maria. E l'ultimo pensiero che mi pare possa suggerire questo messaggio: non cesserò, figli cari, di richiamarvi e spronarvi, poiché vi amo tutti, e so che voi mi aiuterete in questa opera di salvezza. Ecco, carissimi, l'opera di salvezza, è questo che noi dobbiamo costruire, è questo per cui dobbiamo lavorare, la nostra opera di salvezza, la nostra intendo l'opera di tutti per la salvezza delle anime. È soltanto questa l'opera che noi dobbiamo compiere. E anche qui permettetemi di leggere una frase di Gesù che approfondisce molto bene e che pone una domanda molto, molto forte. Miei discepoli, dice Gesù, quante anime porterete a me? E quante si andranno perdute per colpa vostra? Sono domande che Gesù ci fa a noi chiamati, certo, ma fa anche a tutti noi. Quante anime porterete a me? E quante andranno perdute per colpa vostra? Ricordate che voi non siete più uomini del mondo, ma mi rappresentate nel mondo. Quanti mi saranno fedeli saranno perseguitati. Quanti mi saranno fedeli saranno perseguitati. Vogliamo salvare anime? Dobbiamo accettare questo. Altrimenti non salviamo nessuno, perché oggi c'è un grande dilemma, carissimi, c'è un grande dilemma. Stiamo zitti perché così non disturbiamo nessuno e nessuno disturba noi? O parliamo e affrontiamo tutti i problemi e le verità pur prendendo posizioni che ovviamente non possono piacere a tutti, si capisce, perché e quando prendi posizione c'è chi è d'accordo e chi no. Che cosa si deve fare in questo momento? È il grande dilemma oggi.
È un'altra grande tentazione oggi che c'è. La grande tentazione, silenzio o parola, fede o obbedienza, è il grande dilemma oggi, grande dilemma. E però se noi guardiamo ai santi, se noi guardiamo a Renato, se noi guardiamo a nostro Signore Gesù Cristo, sappiamo che per la verità si è andati sulla croce, sappiamo che per la verità si è morti, si è data la vita per poi risorgere ovviamente nell'eternità, per poi risorgere per sempre. E allora ricordate che voi non siete più uomini del mondo, ma mi rappresentate nel mondo. Quanti mi saranno fedeli saranno perseguitati, ma la loro confessione risplenderà davanti al mondo e sarà benedetta dalla potenza e dalla grazia dell'amore di Dio. Ecco fratelli, qui è una domanda che dobbiamo farci, due domande che dobbiamo farci. Quante anime porteremo a Lui? Quante andranno perdute per colpa nostra? Quante andranno perdute per il nostro silenzio, per le nostre omissioni? Sono domande che dobbiamo farci, come cristiani dobbiamo farci queste domande. E allora ricordatevi, chi mi sarà fedele, e oggi ripeto la fedeltà costa, chi mi sarà fedele sarà perseguitato, ma la loro confessione, la confessione di queste persone, risplenderà davanti al mondo e sarà benedetta dalla potenza e dalla grazia dell'amore di Dio. Allora carissimi, vediamo e cerchiamo di vivere questo mese di maggio nella maniera migliore, cercando di essere veramente come Maria ci vuole, imitatori delle sue virtù, imitatori della sua umiltà, imitatori della sua fede integra, ferma sotto la croce, imitatori della sua carità senza fine, anche verso il nemico per il quale bisogna pregare. Abbiamo capito, e mi pare che questo messaggio lo dica in maniera molto chiara, che se restiamo con lei, se restiamo con Maria, non abbiamo nulla di cui temere, perché continuerà la sua azione materna, continuerà il suo aiuto, continuerà la provvidenza di Dio. Anche se gli uomini decidono diversamente, continuerà la provvidenza di Dio. E anche se perseguitati, la loro confessione, e speriamo la nostra, risplenderà davanti al mondo per la conversione, per la salvezza delle anime. E allora veramente impariamo da lei, della sua umiltà, dicevo, della sua pazienza, della sua obbedienza, impariamo della sua preghiera, impariamo della sua purezza. Sono tutte le virtù di Maria, queste grandi virtù che devono essere nostre soprattutto in questo mese mariano, e non solo in questo mese mariano ovviamente, per poter essere veramente coloro che risplendono davanti agli uomini, davanti al mondo intero. E in questo modo avremo forse guadagnato qualche fratello, ma chi salva una anima solo salva la sua, ricordiamocelo. Il Signore non ci chiede di salvarne un milione, magari, speriamo, ma almeno una, di lavorare almeno una per salvare la nostra. Sia lodato Gesù Cristo.